Ben ritrovati, ci scusiamo del ritardo, ci stiamo intrufolando nell'agenda piuttosto fitta dal punto di vista istituzionale di questa mattina, abbiamo rubato qualche minuto eh, all'Aula per chiedere al Presidente Fugatti e all'Assessore Spinelli se ci raggiungevano, quindi possiamo partire con la conferenza stampa che sarà dedicata sostanzialmente a due aree di eh, eh, temi. Da una parte il Covid, focus sulle vaccinazioni in modo particolare e non solo, e dall'altra parte invece il documento di economia e finanza provinciale e l'assestamento di bilancio approvati ieri sera dalla Giunta Provinciale. Presidente, da quale argomento vogliamo partire? Sì, buongiorno. Partiamo dal tema sanitario, perché nella task force di ieri, e qui il, il dottor Ferro, abbiamo fatto un'analisi della situazione sul tema vaccinazioni e anche sulle, sulle, prospettive, sulle prospettive future. e Indubbiamente in questa fase, e fortunatamente in questa fase, eh, la situazione è eh, totalmente sotto controllo, eh, sia sotto la parte ospedaliera che sotto la parte epidemiologica. La campagna vaccinale sta uh, proseguendo uh, secondo i, eh, i dettami e secondo, e secondo le, le previsioni. Però abbiamo fatto un focus sul tema ultra cinquantenni eh, in un'ottica non di apprensione ma di pianificazione. E, e quindi nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane partirà una campagna comunicativa ad hoc, perché eh, dobbiamo oh, pensare a quanto accaduto l'anno scorso e l'anno scorso è accaduto che a settembre-ottobre la situazione poi è tornata a, a, ad avere un, uh, il contagio in crescita. E il numero di vaccinati eh, ultra cinquantenni è sicuramente importante in Trentino, abbiamo picchi che sono come eh, poi dipende da settimana a settimana, però abbiamo numeri che eh, ci dicono che eh, c'è stata un'importante risposta in Trentino però eh, la non risposta che comunque eh, statisticamente c'è stata dobbiamo andare a rilevarla, dobbiamo andare a rilevarla, dobbiamo andare a incidere ancora cercare di convincere tutti gli ultra cinquantenni che ancora non si sono vaccinati per scelta loro, scelta io dico legittima, però Uh, la, uh, di, di fronte ad un'eventuale... e la vaccinazione deve essere fatta adesso, non è che possiamo vaccinare a ottobre a, o a settembre, vaccinare a settembre-ottobre se riparte il Covid serve a, a poco, diciamocelo chiaramente. E, e quindi il mese di luglio-agosto noi lo vogliamo utilizzare per cercare di convincere gli ultra-cinquantenni che ancora non si sono vaccinati. E uh, magari sotto il profilo statistico uno dice uh, non sono tanti, ma se il Covid dovesse tornare e colpire quella parte dei non vaccinati, quei non vaccinati tornerebbero purtroppo una parte di questi eh, nel, eh, tra i contagiati tornerebbero nei corridoi degli ospedali tornerebbero in terapia intensiva, sicuramente e, e conseguentemente ci sarebbero dei decessi. Sicuramente con i numeri eh, inf, del tutto inferiori, il dottor Ferro potrà fare anche le, le proporzioni, però eh, noi eh, dobbiamo eh, tenere comunque alta l'attenzione in un'ottica di prevenzione e quindi inizierà questa campagna eh, comunicativa per cercare di incentivare, soprattutto dico sulla fascia ultra cinquantenni, perché è quella su cui ci siamo concentrati eh, da sempre, come eh, scelta dell'azienda sanitaria. Poi ci sono anche, diciamo. Uh, i più giovani, su quello faremo anche, anche lì una, una, una campagna di comunicazione. Però ciò che ci preoccupa maggiormente è il tema eh, degli ultra-50 perché uno dice ma sì tanto c'è tempo, no, c'è tempo, ma uh, tu ti devi vaccinare adesso per essere tranquillo settembre, ottobre, novembre, ti devi vaccinare entro agosto, diciamo, ecco, luglio-agosto, perché altrimenti eh, non vorremmo che questo clima fortunatamente di Uh, di, uh, di maggiore uh, sentimento di, uh, di guarigione, definiamolo così generale, poi uh, a, uh, a ottobre per i non vaccinati possa portare a situazioni uh, delicate. Quindi Qualcosa può aggiungere il dottor Ferro? Nel frattempo ci sono dei giornalisti presenti qui in sala ma stanno arrivando anche altre domande eh, in modo particolare sulle percentuali delle vaccinazioni. Allora intanto il dottor Ferro ci può eh, come dire, aggiungere qualche elemento. È arrivato anche l'assessore Failoni, credo che dovremmo dare spazio anche all'assessore prima di ritornare in aula. Sentiamo Ferro prima. Quindi molto velocemente, in quanto il quadro che ha fatto il Presidente è molto chiaro. Io posso aggiungere solo dei numeri che mi sono anche stati tra l'altro richiesti. I numeri sono che sopra i 50 anni abbiamo eh, ovviamente migliaia e migliaia di persone ancora eh, da vaccinare. In particolare, dai 60 anni in su sono circa 20.000, e altri 20.000 ne abbiamo tra i 50 in su. Quindi si parla di eh, un, dei numeri che. Potrebbero fare da riattivazione del virus. Da un punto di vista epidemiologico, quando io ho una corte, quindi, quindi quando io comincio ad avere 6.000 persone a una corte, diciamo eh, per quanto riguarda di nascita in Trentino più o meno, in quel momento posso già avere una pericolosità. Quindi eh, è chiaro che eh, su questo bacino, se è assommato ai 50.000 soggetti che sono 0-12 anni che sicuramente non potranno essere vaccinati e poi ovviamente tutte le categorie dai 12 ai 50 anni in cui la percentuale di copertura varia tra il 30 e il 50% e quindi anche lì capite bene che avremo un serbatoio complessivo di 150.000 persone in un'ottica ottimistica per fine settembre-ottobre che potrà essere sicuramente un vaccino che permette al virus di ripartire. Per questo è fondamentale ed è veramente un appello fortissimo e penso che quello che dovrebbe chi dovrebbe lavorare di più sono proprio la popolazione vaccinata. Sono e, e che io incontro ogni giorno che mi dice magari, dottore, perché gli altri non si vaccinano. Io penso che c'è bisogno di un passaparola fra coloro che si sono vaccinati per cercare in prima persona e, ed è Credibile chi si è vaccinato più che gli appelli che posso lanciare io, la presidenza, eccetera. Ma sono io, mi appello a coloro che si sono vaccinati e che possono quindi, a ragione, cercare di convincere nel loro ambiente le altre persone a vaccinarsi, a non aspettare, come ha giustamente detto il presidente, il mese di settembre, ottobre, novembre. È adesso, è luglio, agosto che dobbiamo prepararci e dobbiamo garantirci una situazione che vedete. Cambia radicalmente la vita perché andare a camminare senza la, la mascherina in un luogo aperto, ovviamente mantenendo il metro di distanziamento, è un altro modo di vivere, di vedersi, di guardarsi. Questo lo potremo mantenere se riusciremo a convincere soprattutto gli under 50, ma anche quelli a cui diamo la possibilità di, eh, di vaccinarsi. E, ed è su questo che eh, la, veramente, come azienda, lanciamo un appello anche per non appesantire poi le strutture sanitarie, perché se non riusciremo ad avere grandi coperture vuol dire che avremo ancora centinaia, un centinaio di posti letti occupati e questo significa ritardare la, la possibilità di curare chi ha dei problemi, soprattutto cardiovascolari, oppure problemi di malattie cronico-degenerative o problemi oncologici. Quindi, eh, il fatto di preservare le strutture sanitarie da un eventuale eh, di nuovo eh, eh, aumento dei casi che potrebbe capitare in ottobre-novembre permette alla sanità di dare delle risposte a coloro che magari in questo momento sono in ritardo con esami e liste d'attesa. Si può fare, abbiamo di fronte, come diceva giustamente il Presidente, il mese di luglio-agosto, basta un clic. Per, per prenotarsi. Eh, cercheremo nei prossimi giorni poi di, di anche di aumentare l'accessibilità la, attraverso due eh, iniziative. Una è quella che stiamo esaminando dell'anticipo della dose, in quanto, se, della seconda dose del richiamo, in quanto a livello internazionale stanno emergendo dei dati che dicono che soprattutto la variante Delta, ma non è solo la variante Delta, è un virus che muta molto velocemente, quindi potrebbero anche esserci altre varianti, però se una persona ha fatto la seconda dose sembra che questo sia protettivo dalle indagini preliminari, per cui stiamo cercando di fare questo, stiamo anche cercando di permettere una mobilità personale della data della seconda dose e, e speriamo, appunto siamo in grande lavoro con GPI, che ringrazio, stamattina l'abbiamo incontrata con l'assessore per, per, per un lavoro veramente integrato che, che stiamo facendo assieme a loro e quindi per dare ancora maggior accessibilità e fruibilità del sistema di, di prenotazione. La seconda iniziativa parlava anche di una seconda cosa, velocemente perché dobbiamo stringere, dottor Ferro, Su. sensibilizzazione, poi c'è anche una richiesta in relazione ai sanitari che non si sono vaccinati. Eh, Dovremmo chiudere entro eh, due o tre giorni, eh, abbiamo Passeranno i 30 giorni in cui le persone potevano eh, avere, diciamo, ricevere a casa la raccomandata. E quindi eh, il quadro che si delinea è un quadro che vede in questo momento circa un migliaio di persone che eh, non, non hanno dato risposte o che comunque in, in qualche modo non hanno fatto sentire la loro voce. Per cui eh, riteniamo che nel mese di luglio partiranno delle date certe in cui chiediamo a questa gente di vaccinarsi. E, e quindi poi eventualmente non, non si rispondesse a questo appello accorato, a questo invito ulteriore che facciamo, ovviamente dovremmo anche prendere i provvedimenti previsti dalla normativa. Presidente, voleva aggiungere qualcosa o passiamo la parola all'assessore Failoni? No, come avete sentito nei giorni scorsi. Eh, il generale Figliuolo, anche a seguito delle iniziative di alcune regioni sulla tematica vaccinazione per i turisti eh, seconda dose, ha, ha fatto delle aperture eh, sulle possibilità del, delle regioni di agire autonomamente. Come voi sapete noi abbiamo sempre cercato nei limiti del possibile di rispettare le indicazioni eh, nazionali su queste tematiche perché comunque alla fine credo che serva una, una regia su, soprattutto su queste tematiche. Allora, alla luce di queste considerazioni in cui il generale Figliolo ha detto che eh, si può aprire la possibilità di fare la seconda vaccinazione nelle, dosi di vac nelle, nelle zone di vacanza quando la, eh, diciamo, la vacanza dura più di 14 giorni, quindi dal 14 giorno due settimane, noi stiamo lavorando insieme all'azienda sanitaria per predisporre il software per fare questo. Quindi eh, riteniamo in giro di eh, qualche giorno di eh, riuscire a, a, a introdurre questa possibilità e quindi di dare la possibilità di fare la seconda dose a chi è in vacanza in Trentino per, fino per due settimane, meglio, da due settimane in poi. Questo seguendo. Ci tengo a dirlo quanto, perché abbiamo sempre considerato questo aspetto, quanto eh, detto dalle, dalle, dalle direttive nazionali. Grazie Presidente, tema vacanze è sicuramente il tema dell'Assessore Failoni, parliamo di iniziative per proteggere la salute ma nello stesso tempo anche l'economia turistica. Grazie, buongiorno a tutti. E credo che alcune comunicazioni importanti che poi usciranno domani in maniera molto chiara e definita nella nuova ordinanza che firmerà il presidente Fugatti. Eh, per quanto riguarda i grandi eventi all'aperto, un esempio su tutti, suoni delle, delle Dolomiti che tornano quest'anno dopo la pausa dell'anno scorso, eh, diciamo libero, senza prenotazione logicamente mantenendo le distanze quindi questo è un aspetto fondamentale che ci permetterà di poter fare eventi all'aperto in sicurezza ma senza avere eh, aspetti diciamo burocratici e logistici che potrebbero anche crearci dei problemi poi abbiamo gli eventi sportivi outdoor cioè all'aperto in questo caso non servirà la prenotazione aumento del 50% della capenza con green pass oppure per coloro che hanno meno di, di, di 18 anni. L'altro aspetto importante che riguarda l'outdoor, eh, scusate l'indoor, e eh, proprio domani a Folgaria iniziano le qualificazioni per coloro che andranno alle, alle Olimpiadi eh, per quanto riguarda la ginnastica rit ritmica, le cosiddette farfalle, in questo caso eh, gli, negli eventi indoor 50% anche qua di presenza, sempre col Green Pass, però con prenotazione e diciamo, mantenimento di, di tutti coloro che sono entrati all'interno di queste strutture. L'ultimo aspetto, che credo anche questo molto, molto importante, che tante strutture in alta quota attendevano, è quella che riguarda i rifugi. Anche qua eh, ci sarà il sistema adottato l'anno scorso con la novità del, del Green Pass oppure con l'utilizzo del tampone negativo che si può fare ormai in, tu, in qualunque posto, sia turistico o meno. Questi sono gli aspetti in maniera, diciamo, veloce, poi domani mattina nell'ordinanza troverete tutti quanti gli, anche i dettagli, però credo che e le notizie oggi importanti siano queste quattro per quanto riguarda eh, la stagione estiva che ormai è entrata nel vivo. Grazie. Assessore, ha tempo ancora qualche minuto e passiamo alle domande prima che lei ritorni in consiglio. In questo caso chiedo subito ai colleghi se eh, hanno bisogno di qualche chiarimento sui temi Green Pass e turismo in generale. C'è qualcuno che deve fare domande? Prego, Matteo Lunelli, Adige. Come sempre lo invitiamo al microfono. Sulla seconda dose per i turisti, i turisti italiani di ogni regione. Perché il tipo Piemonte e Liguria hanno fatto solo fra di loro, noi tutti. Sicuramente per tutte le regioni. Piemonte e Liguria hanno fatto perché sono due regioni confinanti, hanno una tipologia di turismo che diciamo. Il Piemontese ha la casa in Liguria e il Ligure ha la casa in Piemonte. Per noi trentini sarebbe molto più difficile fare un accordo col Veneto o con la Lombardia. Credo che sia più serio e più anche coerente dare un'indicazione precisa che tutti coloro che abitano in Italia, venendo in Trentino, hanno questa possibilità se si fermano oltre il quattordicesimo giorno. Assessore chiedono chiarimenti su come funziona per i rifugi, green pass e basta, test negativo, come funziona per entrare? Sì, si, sta prepara si stanno preparando i dettagli nell'ordinanza e qua voglio ringraziare la task force del della sanità perché si è trovata una sintesi, eh, praticamente le, diciamo che i protocolli adottati l'anno scorso, quindi i due metri, eccetera, eccetera, saranno eh, gli stessi, però la grande novità è che potranno accedere coloro che avranno il Green Pass oppure un tampone negativo effettuato nelle ultime ore. Ringraziamo l'assessore Failoni, se non ci sono altre domande per lui ehm, aspettiamo anche l'assessore Segnana perché sul tema vaccinazioni abbiamo un'altra notizia da darvi, eh, però nel frattempo chiederei al dottor Ferro se risponde a questo paio di domande, in particolare ci sono arrivate quelle relative ai casi positivi dopo Covid. Allora eh, è normale che ci sia qualche soggetto che diventa positivo eh, dopo la vaccinazione, ma... Quello che è importante è che questi soggetti positivi poi però non finiscono né in rianimazione né neppure in ospedale. Quindi eh, l'efficacia della vaccinazione in generale sulla patologia è vicina al 99,9% dei casi. Poco importa dal punto di vista di sanità pubblica che un vaccinato sia positivo e magari faccia due o tre linee di febbre o si senta un po' male o abbia dei sintomi estremamente sfumati. Quindi anche questo è un messaggio forte da dare per, ed è un motivo per vaccinarsi. La vaccinazione funziona contro le patologie al 99,9% e su questo funzionano tutti i vaccini che abbiamo disponibili. Sul fatto delle morti. Su soggetti vaccinati sì, io dico sempre che il vaccino non è un vaccino contro la morte, per cui è normale, capita che anche soggetti che sono in RSA vaccinati continuino i decessi, ma i decessi sono dovuti ovviamente alle patologie collegate all'anzianità, di questi non sono decessi dovuti a a Covid perché non abbiamo dei focolai Covid, nessun focolaio Covid all'interno dell'RSA, come potete vedere dalla, anche dai dati che eh, ogni giorno l'assessorato eh, dà. Però, ripeto, è normale che eh, soggetti vaccinati all'interno dell'RSA comunque vadano ad eccesso per patologie che non sono comunque collegate al Covid. Grazie dottor Ferro. Allora, in attesa di concludere con l'assessore Segnana questo capitolo dedicato al coronavirus e alle vaccinazioni, aprirei l'altro capitolo molto importante, cioè i provvedimenti adottati dalla giunta eh, ieri sera in seduta straordinaria eh, in relazione ai documenti di programmazione finanziaria e l'assestamento di bilancio. Fa un'introduzione il presidente Fugatti forse e poi c'è l'assessore Spinelli per entrare nel dettaglio delle questioni prende la parola io presidente sì, grazie. prego allora eh, il provvedimento che abbiamo illustrato ancora nei giorni scorsi sia alle categorie poi al, al cal e che abbiamo approvato nella giornata di ieri eh, è un assestamento che arriva ovviamente a seguito del provvedimento sui Uh, ristori sui sostegni che avevamo fatto un paio, un paio di mesi fa e quindi le, le somme che avevamo messo in gioco nel, uh, nel decreto sostegni eh, fanno sì che il, questo assestamento sia inferiore rispetto a un classico assestamento che ogni anno facciamo uh, nel mese appunto di, uh, di luglio quindi le risorse che abbiamo messo in campo a nel, nel primo decreto di sostegni ovviamente non ci sono all'interno di, di, di questo disegno di legge. Però la, eh, la mole di risorse che abbiamo eh, messo in, in campo riteniamo sia, sia importante. Nel primo eh, sostegno risorse provinciali messe in campo furono eh, 230 milioni. Eh, che furono quelle date direttamente alle categorie interessate, più 200 milioni di maggior debito per, per eh, investimenti. Come ricordate la Giunta Provinciale si era, si era eh, impegnata a fare nel 2021, nel 2022 e nel 2023 100 milioni di debito ogni anno per investimenti. Eh, siamo riusciti nel 21 a mettere in campo già 200. Questo grazie agli sforzi fatti eh, dalla struttura e, dai, e dalla volontà di mettere a disposizione risorse per, per investimenti. Quindi, nella prima, nel sostegno, le risorse provinciali furono 430 milioni, 230 più 200 di maggior debito. A questi si sommarono, come ricordate, le risorse pubbliche. Eh, nazionali, quelle dei sostegni nazionali che noi avevamo inglobato nel nostro eh, disegno di legge sui sostegni che erano eh, circa 370 eh, milioni. Quindi il eh, monte risorse era un monte risorse eh, importante. In questa eh, manovra noi movimentiamo 197 milioni di euro. Se sommiamo i 197 milioni di euro di questa manovra i eh, 430 della prima manovra, dei quali fanno parte 200 milioni a debito, vediamo che la provincia riesce a movimentare in questo corso d'anno eh, 630 milioni eh, di risorse per eh, il bilancio provinciale, per gli investimenti, per le categorie economiche, al netto di quello che, arriva, diciamo, dalla, da, che è arrivato dallo Stato, che se comunque consideriamo anche quello il totale movimentato è circa un miliardo, un miliardo di euro. Un miliardo di euro, 630 sono, sono risorse eh, provinciali. Questa manovra messa in, uh, in atto e quindi la, la dobbiamo dire congiuntamente a quella fatta, a quella fatta sul, sul, uh, nel, primo, nel primo sostegno. Vogliamo indirizzare risorse su settori importanti che riguardano la, eh, alcuni settori del, del mondo nostro eh, produttivo e, 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 e del lavoro che sono, che sono oggettivamente importanti. Uno di questi è la sanità, eh, poi l'assessore spiegherà precisamente le cifre, altro aspetto è la scuola. La scuola dove sostanzialmente movimentiamo circa eh, 60 una sessantina di milioni di euro su scuola parte, eh, parte immobili parte nuove, nuove, nuove strutture al netto di quanto viene movimentato eh, per quanto riguarda gli stipendi degli insegnanti che eh, devono essere comunque eh, attualizzati rispetto alle, a, al, al fatto che avendo tenuto aperta la scuola molto con più classi nel corso di, 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 del 2021 servono, servono maggiori, maggiori risorse. Quindi con le capacità che abbiamo avuto di fare debito i famosi 200 milioni che ho detto, che ho detto prima e con l'intervento che c'è, la volontà di farlo sulla sanità e, e, e sulla scuola, andremo ad intervenire in modo importante sul tema sanità, scuola e, eh, e opere pubbliche. Bene, grazie per questa premessa. Assessore Spinelli, che cosa vogliamo aggiungere? Su cosa entriamo in dettaglio? Sì, buongiorno. Eh, beh, come ha detto il Presidente, eh, ieri approvata questa manovra di assestamento da parte della Giunta. Adesso inizia il percorso in Consiglio Provinciale, di commissione, di audizioni, poi successiva aula. Eh, è una manovra, per certi versi in termini numerici, inaspettata perché, eh, comunque, la Provincia ha dimostrazione. Di una capacità di fare relazione e di avere rapporti con il governo da parte del Presidente e degli organi preposti ha dimostrato di saper trovare risorse ulteriori rispetto a quelle cospicue che erano già state messe in gioco con la manovra del maggio, la legge provinciale 7. Questa manovra di assestamento, quindi, che alloca nei capitoli un po' carenti risorse fresche durante l'anno 2021 e per anche il triennio compreso nel bilancio pluriannale, ha comunque lo scopo di completare un po' e di chiudere per questo momento la, la, la politica dei sostegni che era stata interpretata dalla legge provinciale 7 ultima come documento principale fondamentale di tutto il 2021, per passare finalmente, dico e diciamo, alla politica del consolidamento della crescita, perché di questo si sta parlando, e poi dello sviluppo e dell'investimento. Quello che dico è anche confermato dalla recentissima ricerca e indagine di Banca d'Italia presentata ieri che dimostra che gli interventi nazionali coniugati agli importanti interventi provinciali sono riusciti a mettere al sicuro e a salvaguardare il nostro tessuto economico, produttivo e quindi anche sociale da questo punto di vista. Quindi l'aspetto sanitario è stato affrontato con grande capacità e rapidità. E altrettanto la provincia autonoma di Trento è riuscita a mettere in campo azioni che sono riuscite a salvaguardare e, dico io, a mettere in tranquillità quello che è il tessuto economico e sociale trentino per poter oggi parlare di ripartenza e crescita, sviluppo economico, quello che aspettiamo tutti. Allora, 197 milioni messi in circolazione da questa nuova misura di assestamento, grazie a un maggior allargamento di quello che è il concorso al risanamento della finanza pubblica e, e grazie anche a delle entrate tributarie ulteriori che siamo riusciti a recuperare eh, sul, sul bilancio provinciale. E, come ha detto il Presidente, tutto questo si somma alle misure già messe in campo con legge provinciale numero 7 per un totale in circolazione, e che quindi si sta scaricando sull'economia, eh, di circa un miliardo di euro. Quindi interventi molto importanti e, e su questo devo ringraziare sia la capacità di relazione del Presidente Fugatti con Roma, ma sia anche i nostri uffici, i nostri le nostre direzioni che sono riuscite a gestire con grande competenza e qualità eh, tutto, tutte le funzioni e tutta la progressione anche delle misure che sono, che sono qui presentate. Allora, sanità, assorbimento di 33,5 milioni di euro, ulteriori rispetto alle misure già impostate sul bilancio per finanziare il sistema sanitario provinciale. Voi sapete che il sistema sanitario è complesso, ha bisogno chiaramente di continua alimentazione. Proprio perché la pandemia ha portato anche a una revisione di tanti elementi e un, delle funzioni organizzative nuove e ulteriori dal punto di vista dei numeri del personale impiegato. Eh, la scuola, sicuramente un capitolo che è stato monitorato con attenzione in questo assistamento. Scuola ha visto un incremento ovviamente delle presenze degli insegnanti durante il ciclo della pandemia più pesante. Quindi nuovi insegnanti per la copertura delle classi, del frazionamento delle classi, 12 milioni per le supplenze durante il Covid, 4 per gli studenti con bisogni educativi speciali, anche questo è importante per i BES avere la possibilità di avere un'assistenza più specifica e più mirata alle loro esigenze. Veniamo all'economia, che è chiaramente l'aspetto che preoccupa sempre e che oggi. Eh, eh, tuttavia lascia qualche speranza ulteriore rispetto al recente passato. 18,5 milioni per trentino sviluppo, per i settori produttivi e il turismo, 3 milioni per la capitalizzazione delle imprese, questo provvedimento importante che si inserisce nel solco di una serie di politiche che hanno avuto inizio durante il 2020 con la legge provinciale 3 e la successiva legge di assestamento di quell'anno in cui siamo andati a individuare un provvedimento di aggregazione e crescita delle imprese. Ecco, con questo vogliamo consolidare invece più la capacità patrimoniale, di capitale proprio delle imprese per permettere loro la crescita, l'investimento e il rilancio. 2 milioni per la ricerca in idrogeno e intelligenza artificiale, ritengo importante anche questo aspetto e il presidio di questo settore di frontiera. 1,8 milioni per la commercializzazione dei prodotti trentini e 1,6 milioni di investimenti in agricoltura, in particolare per cooperative agricole. Il totale fa circa 27 milioni di euro per il comparto dell'economia, che sono comunque una cifra importante in quota rispetto al complessivo. Opere pubbliche, altro volano determinante di crescita e sviluppo, manutenzione di immobili provinciali, somme e urgenze dei comuni. Messa in sicurezza delle strutture sanitarie, la ristrutturazione delle strutture scolastiche. Questo ammonta a circa 24 milioni di euro da poter qui investire in tempi abbastanza celeri. La destinazione agli investimenti provincia e comuni, ecco la, la, la parte di accordo tra provincia e autonomie locali, interventi pubblici di provincia e comuni in corso di definizione, la cifra dovrebbe ammontare a circa 40 milioni di euro che saranno destinati a tutte le opere comunali e, e quindi agli interventi che i comuni ritengono di eseguire sul proprio territorio. La destinazione poi delle risorse e altri investimenti, circa 23 milioni di euro. Eh, sono così dettagliati: 4 milioni per investimenti in strutture sportive, 5,5 per i bacini montani, 1,6 per beni culturali e il sostegno degli artigiani e restauratori, 1 milione per investimenti su strutture alpinistiche rifugi, 1 per manutenzione delle piste ciclabili, 4,4 per noleggio e manutenzione elicotteri per il soccorso che voi sapete. Effettivamente l'utilizzo del sistema di soccorso è particolarmente pesante e quindi l'usura è elevata: 1 milione per sostenere nuovi progetti del servizio civile, 1,6 per contributi per attività culturali, 1,3 per l'informatica provinciale, 1,8 per referendum sul biodistretto. E altri 33,9, circa 40 milioni hanno natura più indifferenziata che vanno a coprire tutti i fabbisogni e rimpingono i capitoli di bilancio che come dicevo proprio il provvedimento di assestamento tecnico che qui abbiamo in discussione ha come caratteristica principale. Ecco, quindi io l'elemento che vorrei sottolineare è questo, questo eh, punto di passaggio dalla politica dei sostegni e dei ristori del periodo più difficile e più pesante a un momento invece un po' più... Eh, di approfondimento delle tematiche del consolidamento della crescita, e della messa in sicurezza dei settori e della ripartenza degli investimenti. Non so, potrei passare al documento di economia e finanza provinciale DEF per il 22-24, che è il documento sì. tecnico che accompagna questa, questa manovra. E I dati più interessanti sono quelli esposti nelle slide eh, che vanno adesso a essere presentate le previsioni dell'economia trentina fino al 24, sulla successiva, ecco, il PIL, vedete dal lato sinistro, il PIL senza le manovre provinciali. Questo dato è un dato che evidenzia una crescita, la ripartenza sicura. Il tentativo di recuperi nei tempi più rapidi possibili. Se vedete la seconda colonna da sinistra evidenzia il PIL con le misure provinciali. Ecco che la provincia ha dotato di un boost, di una spinta ulteriore la crescita del PIL sul nostro territorio. Grazie all'intervento provinciale abbiamo un +0,04 di crescita ulteriore rispetto a quanto è prevedibile dalle sole misure nazionali. È un intervento che chiaramente. È costato par particolarmente in termini di risorse, di capacità anche di ideare misure e organizzare gli interventi. Ecco questo tipo di boost, di spinta ulteriore, si mantiene in previsione anche sostenuto negli anni 22, 23 e 24. Ulteriormente è cresciuto questo, questa spinta se andiamo a considerare eh, gli arretrati eh, che spettano alla provincia autonoma di Trento dal 2022 per 100 milioni all'anno che si aggiungono all'ordinario potenziale di spesa, quindi una crescita ancora più sostenuta e più spinta. E vedete, ultima colonna a destra, il DEF programmatico Italia con le cifre stimate. La slide che invece espone successivamente la curva di crescita e di generazione del PIL non fa altro che replicare quanto abbiamo indicato nella tabella di soli numeri. Andiamo sull'ulteriore eh, slide, successiva, andiamo a parlare dei megatrend. Voi sapete che eh, il mondo dopo Covid è cambiato, già prima del Covid alcuni, alcuni elementi stavano eh, stravolgendo il nostro modo di interpretare e di considerare non solo la realtà ma soprattutto il futuro, eh, non l'attuale ma soprattutto lo futuro, quindi l'impatto dei megatrend che sono digitalizzazione e cambiamenti tecnologici i cambiamenti climatici, l'urbanizzazione e l'invecchiamento della popolazione, la globalizzazione. Questi sono elementi che non solo gli investitori privati e il mondo della finanza sta tenendo in considerazione, ma anche l'operatore pubblico e il decisore pubblico deve sicuramente valutare nell'impostare le proprie politiche economiche in generale. Le strategie per il futuro, quello che è il documento di economia e finanza, individua sette strategie, l'area prima è quella della conoscenza, della cultura, del senso di appartenenza, poi c'è l'area della ricerca, dell'innovazione e del lavoro e della crescita diffusa, ovviamente immancabile, area della salute e della qualità dei servizi, area dell'ambiente, dell'energia e della biodiversità, area della protezione e della sicurezza, la sesta area delle infrastrutture e dell'interconnessione, area dell'autonomia e dell'accessibilità delle istituzioni pubbliche. Ecco qua per esigenze e un po' di tempo, il documento sarà reso disponibile, non vado a dettagliare eh, tutti questi tipi di aree e, cosi, e quali sono i contenuti, capite che il documento copre a 360 ⁇ quelle che sono le aree di intervento cercando ovviamente di agire in, 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 con attenzione a quelli che sono stati definiti appunto i mega 30 e essere ovviamente anticipatori dei tempi il più possibile. Eh, Abbiamo sulla penultima slide, anzi terzultima slide, la finanza provinciale, quindi le entrate disponibili in previsione dei prossimi anni. Voi sapete che la situazione delle finanze e quindi delle entrate della provincia è in prospettiva non è particolarmente felice, questo è un dato ormai assodato e questo è un dato che fa pensare e che pone chiaramente degli interrogativi. Anche di sostenibilità dei bilanci provinciali in relazione alle ampie e profonde competenze che la Provincia Autonoma di Trento esercita con grande qualità e con grande attenzione. Ecco, questo, questi elementi chiaramente pongono agli amministratori eh, un, un elemento e una considerazione circa la prospettiva futura e i rischi che questa possa eh, eh, costituire in futuro circa l'esercizio delle nostre competenze. Il bilancio provinciale e le risorse in prospettiva comunque garantiranno eh, un afflusso sufficiente, soprattutto per i gettiti arretrati e la restituzione delle riserve all'erario. Tutto questo in considerazione anche di quello che è la movimentazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza i fondi strutturali della nuova programmazione europea sia FESR che FSE Plus 21-27 e l'avanzo di amministrazione provinciale che viene messo costantemente in movimentazione. La mobilizzazione, inoltre, come sempre e come da più di un anno cerchiamo di Porre come punto e focus di attenzione è la mobilitazione anche delle risorse esterne private e degli operatori istituzionali, ma anche di altri soggetti che potremo sempre via via più coinvolgere. Azioni sulla spesa pubblica, migliorare l'efficienza degli enti del sistema pubblico provinciale, reindirizzare e rendere più equi gli aiuti alle famiglie. Ecco, questo non vorrei allarmare. Quando parliamo di questo non si tratta di macelleria sociale, si tratta solo di andare a considerare alcune inefficienze e alcuni aspetti che possono essere migliorati, riqualificare i finanziamenti alle imprese, quindi renderli senz'altro più efficaci e mirati alla crescita. Grazie. Grazie. Assessore, avremo modo sicuramente, visto che l'iter è appena partito, no? di eh, tornare sui singoli punti. C'è una domanda per lei, poi è arrivato l'assessore Segnana, siamo ai titoli di coda, facciamo in fretta allora. È d'accordo, assessore, sul bloccare gli aiuti a coloro che rifiutano un impiego come chiesto da imprenditori e non solo? Ma guardi, è un'azione che da parte della Giunta Provinciale è stata posta come obiettivo fin dal nostro inizio mandato. Eh, non è semplice, e eh, lo sanno sia gli imprenditori che le categorie sindacali, eh, è tuttavia eh, ribadito come obiettivo alle strutture da parte nostra eh, molto recentemente: eh, si, si deve trovare il modo per equità eh, rispetto a chi ha realmente bisogno, di eh, trovare la forma di interrompere il sostegno. A coloro che rifiutano costantemente eh, di esercitare un lavoro retribuito eh, per eh, invece sfruttare un sussidio provinciale più comodo. Quindi, senz'altro sì. Grazie, Assessore Spinelli. Direttamente dall'Aula è arrivata anche l'Assessore Stefania Segnana. Abbiamo lasciato quest'ultimo argomento per ritornare e chiudere il discorso sul Covid. Di cosa ci parla? C'è stata una delibera ieri portata da lei. Sì, buongiorno a tutti. Ieri abbiamo, ho portato una delibera che ehm, praticamente definisce l'accordo con i pediatri di libera scelta. Quindi adesso a seguito della firma dell'accordo con i pediatri di libera scelta anche loro potranno vaccinare i propri assistiti. E questo è sicuramente una, un aiuto molto forte nella campagna vaccinale. Sappiamo che abbiamo aperto la vaccinazione dai 12 anni in su proprio questa settimana. Alle 18 di ieri si erano prenotati 1.126 adolescenti su 20.000 che ci sono in Trentino e quindi speriamo veramente che la collaborazione che abbiamo stipulato con i pediatri di libera scelta possa portare ad un aumento di questa, di, delle prenotazioni, quindi della vaccinazione anche in queste fasce di età. Sicuramente il loro supporto e apporto sarà fondamentale nella campagna vaccinale che stiamo portando avanti qui in Trentino insomma, è un'ulteriore azione anche di comunicazione e di prossimità. Grazie Assessore. Dobbiamo aggiungere qualcosa da parte sua o da parte del Presidente? Bene, allora se non c'è eh, altro da aggiungere, vi riproporrei a proposito di vaccinazioni un piccolo spot. La campagna continua, e le persone continuano a essere eh, invitate alla vaccinazione, pensando soprattutto al futuro. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti le tante facce di un problema. La batteria della macchina ha un polo positivo. La faccio tamponare? Se mangio in bianco, lavoro in nero e sono al verde, posso stare in zona gialla? Ma i contagi si possono abbassare col telecomando? Le librerie e i parrucchieri sono asintomatici? Torneremo a fare sesso in presenza? O devo farmi una ricarica? Ma se continuo a lavarmi le mani con la mucchina, perché devo salutare col gomito? Un virus, tanti dubbi. Una unica risoluzione, vaccinarsi, liberi dal virus, liberi di vivere.